diamo il benvenuto adesso ad un giovane talento che si è fatto conoscere attraverso il web. La sua musica si rivolge ai giovani con il messaggio di non mollare mai. Perché? Perché ha subito invece delle discriminazioni sul fatto della sua scelta, del suo orientamento sessuale. Lui è Alex Palmieri, adesso ne parleremo insieme a questa testimonianza. Allora, intanto partiamo con una copertina. Alex Palmieri è qui, ciao Alex. Ed eccoci qua. Ha una storia molto forte da raccontare. Lui ha detto che non ha mai pianto, non si è mai arreso quando ha subito atti di bullismo, di indifferenza, di pregiudizio. Ha cercato sempre di reagire. E lui dice, sai, Eleonora mi ha detto dietro le quinte, a volte tutto passa e rimane la voglia di dimostrare al mondo che ce la puoi fare. Alex. È proprio così. Perché sei stato minacciato? Perché sei stato minacciato? Cosa ti hanno detto? Sai, io ho sempre amato inizialmente la danza, perché prima di intraprendere questo percorso da cantante ho incominciato a ballare. Ho amato da sempre la danza, ma in una realtà comunque un po' di provincia, no? Dove chi, non so, balla, canta, anziché giocare a calcio, è sempre visto con un occhio un po' strano. Quindi questo mi ha portato sempre a fare un po' i conti, no? Con una società che non fa sconti su chi è un po' diverso, su chi ha delle idee diverse, ecco. Come rispondevi a questi bulli? E come sei stato aiutato? Rispondevo con la musica. Essendo semplicemente me stesso, questa è stata veramente quello che forse mi ha salvato e niente, chiaramente supportato anche dall'affetto dei miei genitori che mi vogliono un sacco bene, che adesso mi stanno guardando. Ti stanno guardando i tuoi? Sicuro, sicuro, sicuro. Tu hai parlato a loro delle tue scelte? Sì, beh, io ho fatto come coming hai out. Affrontato con i tuoi genitori questo argomento? Allora, è stato ormai più di 10 anni fa, avevo 15-16 anni, ho preso una cotta per un ragazzo, lui non lo sa, non lo sa tuttora. Non l'ha mai saputo? Vabbè, non ci dire il nome perché sennò no. Poi sai che a quell'età ci si fidanza ma l'altro non lo sa, sai come funziona. E quindi niente, insomma, quindi questo mi ha veramente spinto a voler tirare fuori quello che avevo dentro, molto semplicemente, e è stata tosta, perché comunque quando ti trovi a raccontare una come cosa così personale... Come hanno reagito i tuoi genitori all'inizio? In maniere un po' differenti. Mio padre mi ha subito, diciamo, accolto così, mi ha detto io ti voglio bene per quello che sei. Mia mamma ci ha messo un po' più di tempo, però adesso devo dire che abbiamo un rapporto bellissimo. Il mio attuale compagno viene sempre a casa da noi a domenica pranzo, quindi insomma... Hanno accettato. È tutto da grande, tutto. È tutto perfetto. Grandi genitori, davvero. Spero che sia un esempio per tante famiglie. Lo spero questo. Tanto. So che la tua sofferenza l'hai tradotta in musica e allora vogliamo ascoltarla e viverla, questa musica. Sentite. You're telling everybody that I am nothing but trouble. But when you make yourself into the mirror, you think you're one nobody knows.
know my love is everything you needed. You know my love is the something you can play with. You know my love, you know my love. It's living here with me. I'm sitting all alone in my room, just trying to find a word to write my song. And all I can say is that I spend all my time with you. Come si chiama? Come si intitola questa canzone? Quella che devo presentare o questa che è andata? Questa che dovrei... Cioè il tuo nuovo lavoro. Questo è il primo singolo estratto dal mio ultimo lavoro che si chiama Reset. È un disco appunto che ho scritto sulle mie esperienze, tra cui appunto questa del bullismo piuttosto che appunto delle mie scelte di vita, ecco. Bravo. Alex, eri emozionato, te la sei cavata benissimo. Grazie mille. Continua così, eh. Forza. Forza. Sei un grande. Alex Palmieri, grazie. Grazie, grazie Alex, grazie.